Tanti cari auguri a tutte le mamme. Abbiamo nel sottofondo Roberto che sta raccontando dell'articolo che ha appena pubblicato e c'è anche Roberta Ciao con noi. Ciao a tutti, buona festa della mamma. Robby, oggi ci racconti qualcosa dell'astrologia. Certo, alla fine con relax. Ok, ti faccio la domandina giusta. Eccole. Adesso sta uscendo il sole, per forza. Scusate il ritardo, ma ci siamo. Anche oggi, fino al 18 di maggio, sempre presenti. Ecco, Chiara Longa, buongiorno. Il cuoricino. Troppo bella. Sai che sono contenta quando c'è mia mamma, mia sorella. Vittoria, rappresentando tutte le mamme. Tutte le mamme del mondo. Io. Rappresentando tutte le mamme del mondo, io. Eccola, buongiorno. Te che ti riprendo un po', poi riprendo anche il Vigo. Allora tanti auguri a tutte le mamme del mondo. Tanti auguri a tutte le mamme. Anche a me che le sopporto. Ma com'è avere... Vado a trovare la mia di mamma. Certo, la Lucianina. Un grande abbraccio. Ha fatto solo un grosso errore nella sua vita. A me. No. Ascolta un attimo, io se non sapevo cosa fare, non avevo voglia di dormire, mi sono andato alle 3:30 e ho scritto Presidente della Repubblica. Ho fatto bene? Hai fatto benissimo. Benissimo. Ciao. Il cuoricino da... Sì, sì, leggetela sul mio Facebook. Il mio profilo Facebook, leggete la mia lettera al Presidente Sergio Mattarella, che ormai siamo intimi, lo chiamo Sergio. Ciao. Ecco, tutti stanno andando, vanno, tutti che vanno. Tutti che vanno. Ci siamo. Pronti per lo yoga. Ah, grazie Leonora, grazie Mosè De Lillo che sei con noi, che anche tu conosci la Roberta e un pochino anche i suoi doni quando racconta dove hai la luna. La luna nera soprattutto. Soprattutto la luna nera. Quella più profonda. Ciao Raffaella, tanti auguri anche a te per la festa della mamma. Auguri a tutti. Allora, sarà uno yoga molto tranquillo, perché io ho mangiato. Si può fare yoga anche dopo mangiato, cercando proprio di lavorare in maniera molto delicata, ma sullo stomaco, sul respiro. Guarda che ci vediamo tutti e due oggi, sì, ci siamo. Abbiamo posizionato un po' in modo diverso. Donna Vittoria ci sta facendo gli ok, che siamo messi bene. Grazie Robby di essere qua. Grazie a te. Allora, un bel Svadasana bene allungato con le spalle, all'altezza delle orecchie. Andiamo anche un attimino sugli avampiedi per stimolare questi due gemelli, i polpacci, il sistema linfatico. Quando sentite i formicoli alle dita, tutti i meridiani si sono messi in moto, hanno ricevuto il prana, l'energia. Ritorniamo al chakra del cuore. Di inarcare, di sentire questo sterno che si apre completamente. Questa respirazione alta, bloccata a livello della subclavia, cassa toracica. E adesso invece ci occupiamo della respirazione bassa, diaframmatica. Quando le mani vanno sui fianchi, la sensazione è di sentire i fianchi che si aprono. Le creste iliache che si aprono verso l'esterno e ritornano. Ancora questa sensazione di meridiani nelle dita delle mani. Radicamento con anche i piedi. Peso del corpo da un lato. Andiamo più a lavorare come se ci fosse un muro immaginario a cui appoggiarci, quindi anche il fianco, la spalla, il braccio l'apriamo molto bene.
spalmato, noi diamo il cielo a cui fare riferimento. Torna, piano, e scivola. Hai sempre l'immagine di avere uno specchio davanti. Anche l'articolazione delle mani e polsi. Lo facciamo ancora, cercando di spingere in basso, molto sollecitato, tantissimo con il yoga. Sempre questa respirazione rotonda e anche l'altra. Rete del corpo da un lato, ci prepariamo con un piede bene in linea e l'altro piegato. La sensazione è proprio di allontanare tutto ciò che è davanti a noi. Noi con lo yoga abbiamo un potere, un piccolo potere nel presente. Vuol dire che il nostro corpo in questo yoga di oggi è diverso da quello di ieri, anche come esigenze, e parla in modo diverso. Ora ci occupiamo del passato indietro. C'è qualcuno dietro. Chi c'è dietro, appunto? Eccolo lì. C'è un Uttanasana. C'è un Uttanasana. E tocca. Ah, appoggio l'altro piede. Ancora questa sensazione di tutto ciò che c'è davanti a noi, tutto ciò che non occorre al nostro tempio, che è il corpo, fuori. Ritorno al qui e ora, questa sensazione di radicamento, questo piccolo potere nel presente, questo piccolo potere sul nostro corpo, e ci diamo, lasciamo andare invece tutto quello che c'è dietro. Stai fino a quando senti che si allontana tutto dalla caviglia, dalle dita dei piedi, e poi hai sempre queste mani come se fossero tanti fili attaccati che muovono il ginocchio e lo riportano a radicarsi di nuovo. Respiro, ritorno in Tadasana, ci mettiamo molto all'inizio del tappetino. Scendiamo in Uttanasana con le gambe però piegate, in modo che l'addome, la respirazione completamente appoggiato in modo defaticante. Quando mi occupo del collo sento le spalle e il trapezio completamente cedere. Ho anche dei piccoli movimenti con il collo in modo da fare questi piccoli stiramenti, come se dovessi disegnare un infinito. Le gambe si stanno piegando, faccio finta di sedermi e ho ancora il busto bene appoggiato. Respirazione con l'ombelico in mezzo alle cosce, sento proprio che spinge, si apre in modo da lavorare con la respirazione dietro nella zona lombare. Metti le mani al centro e inizia ad aprire i piedi. Ti appoggerai sugli avampiedi e porterai le gambe aperte in modo da fare un lavoro molto efficace sulla zona dietro. La attivi completamente. Non è che spostarti vicino a me, che sì, è lo spazio. Che ti si vede. Vieni su con il busto, come hai fatto tu, e cerca di stare, stai lavorando sull'articolazione tibiotarsica, le caviglie, i polpacci, senti la schiacciata, il drenaggio fino all'inguine. Quando appoggerai i gomiti, stai lavorando sul meridiano zen profondo, che è esattamente in questo punto. Gli Shaolin colpivano con delle grandi manovre.
Perché sono dei guaritori. Il peso del corpo è completamente in avanti, ma il mio lavoro è sullo stiramento della zona lombare, ombelico all'interno. Rimani in apnea. Hai già l'andarabanda, mulabanda, vuol dire che stai strizzando completamente i banda, stai chiudendo. Sono le mani che spingono, ecco perché lavoravamo tanto sui polsi. E senti questo lasciare andare prima a livello di bacino, unifica questo cingolo pelvico a livello di vescica, di pavimento pelvico. Stessa cosa, vai con i gomiti a schiacciare questi meridiani zen profondi. Immaginati che ci siano due spade che entrano, una mano contro l'altra bene, forte. E questo allungamento della schiena, il più possibile. Ritorna a cedere in avanti. Il tuo ascolto è sempre sulla zona lombare, completamente aperta. Ombelico all'interno, mula banda, jalandhara banda. Quando torni, sono le mani che spingono, piano piano lasci andare. Quindi hai la sensazione di arrotondamento e allinei le vertebre una e l'altra. Per spostare le ginocchia, cerca sempre di avere sotto il cuscino il tappetino. Prima un ginocchio e poi l'altro. Sei in Vajrasana. In piedi, una vertebra dopo l'altra. Il lavoro spettacolare sono dei recettori antigravitazionali e sono tra la coscia e quella di avere il tallone. Allora prendo il gluteo, lo porto completamente indietro, uno e l'altro, e sento questo tallone che lavora nel momento in cui io scendo con la schiena bene curva. Possiamo anche tentarci, no no, pochissimo. Quello che voglio sentire è il tallone che lavora dentro, sembra spostare quell'osso ischiatico, quella sorta di sella. L'ombelico è all'interno, spingo con le spalle, tonifico la muscolatura e poi ritorno ascoltando anche i talloni come sono diversi, uno magari più arrotondato e una punta. Ritorno, voglio salire spingendo. Ora avanzo. E sono pronta a lavorare già, portando una mano e l'altra. Allungare, prendo di nuovo il gluteo e arretro con un'anca, un fianco e l'altro. Inizio a piegare un pochino le ginocchia e voglio sentire la trazione, i talloni completamente aderenti a terra. Ombelico all'interno, apro bene i gomiti all'esterno. Io voglio sentire che la zona lombare dietro che sta schiacciando. Respira profondamente. Stai arretrando con i fianchi, facendogli fare un movimento rotatorio alto. Dita, le due dita delle mani, l'alluce stanno stirando anche le braccia. L'ombelico è all'interno e hai ancora un piccolo spazio. Uno e l'altro. Torna con le ginocchia bene. Avvicina. Cercando di schiacciarti molto bene. E inizia ad arrotondarti come prima, spingendo con la schiena. Senti la rullata e la zona del bacino, quel triangolo.
poi ritorna. Entra in contatto con queste due ossa ischiatiche, immaginando che siano due stelle, due ruote. Ritorna, stai arretrando in modo più veloce e dinamico, mantenendo però già il busto inclinato in pasci motta nasana, la pinza. Ancora vai a spingere, a stirare, senti il lavoro che stai facendo a livello globale, dall'apice della testa fino ai talloni. Ombelico all'interno in modo da creare più spazio. Le gambe sono piegate. Se vuoi raddrizzarle ancora un po', si trovi ancora un po' di spazio. E poi ritorna, scivolando come un elastico e sta cedendo. Sta ritornando alla sua resilienza. Ritornando a quello che era prima. Rilassa, apri. Respira. Inizia a portare un piede il più vicino possibile. Ti prepari per la torsione. Toccando con la mano all'interno. Cambiare musica, se no me la togli. Rimani come Roberta e poi farai tutto dall'altro lato. Quando è musica classica, devi avere permesso. Sto nell'inspiro, hamma, nell'espiro. Tutto dall'altro lato. Senza esagerare, oggi siamo proprio nell'ascolto. Quindi andiamo sempre su quel limite. Il lavoro molto importante è quello di spingere e portare all'indietro, in modo da predisporre già l'inclinazione. Avanti e poi laterale. Questo braccio andrà all'interno e da prendere con l'altro. Torna. Piano piano ti giri, hai ancora un pochino di spazio e vai in torsione. Di far scendere sempre l'anca, inclinazione indietro, inizia ad appoggiarti sul tallone, inizia ad allungare dietro la gamba, puoi solamente raddrizzare il busto e inizi invece adesso a salire. Stai spingendo, quindi hai una sensazione di un ginocchio e della gamba sotto che ti permettono di alzarti. Quando ritorni giù, senti ancora che hai spazio, che puoi camminare con il piede, appoggiati col braccio.
posizione tipicamente femminile è la posizione del diamante, ma con le gambe aperte, una davanti e una con il piede. Fino a quando riesco a sentire che le due anche sono pari. Giro il ruoto dall'altro lato, prima cercando di scendere e di sentire bene lo stacco. Balasana, inizia a avvicinarti con le mani. Puoi raggiungere le braccia completamente appoggiate fino alle spalle. Nell'ultimo pezzo apri un po' le spalle verso l'esterno. Appoggi il bacino. E srotoli, senti che hai spazio, con i piedi ancora lunghi delle linee, c'è una trazione fatta con le mani e i gomiti. Lascia il pube e il bacino completamente fermo, mentre cerca di spingere come se dovessi avanzare con le spalle. Respira con l'ombelico e senti la vibrazione dalla terra, la madre terra. Oggi come festa della grande madre, la dedichiamo alla madre terra, che elabora e trasforma tutta l'energia che tu dai in nuova energia. E nella pancia sappiamo che ci sono tutte le emozioni. Cedi a questo cambiamento. Stai piano piano scivolando, sentendo la colonna vertebrale che si srotola fino a appoggiare mento, naso e fronte. Quando ritorna fronte, naso e mento, stai appoggiando le coste. Inizia a immaginare i piedi che si appoggiano a un gradino dietro. Quindi stai sollevando anche le gambe dietro. Questo Balasana, Shambhalasana. Ora le braccia andranno con i palmi rivolti verso il terreno e sostengono questa posizione. Le gambe le abbiamo sollevate tutte e due. Inizio proprio a portare i talloni vicino ai glutei e prendo il dorso. Saranno il dorso dei piedi che spingono le braccia. Questo respiro ci permette di salire inspirando e di scendere verso la terra. Senti la pulsazione comunica con la madre terra. Immaginati queste radici che entrano nel terreno. Quattro respirazioni, porterai i talloni ancora che spingono, attaccati ai glutei, in modo da sentire ancora questa iperlordosi. Però ti stai spalmando a terra, mento, naso, fronte. Questa respirazione rotatoria della pancia. E poi lentamente sciogli le gambe. E di nuovo ritorna a fare questa trazione. Lascia lì la zona lombare come se fosse un blocco. Mentre con le mani immagino di portare queste spalle all'altezza delle dita delle mani. Senti lo scollamento delle vertebre. Gira. Tu
tutto il rilassamento è fatto con un braccio, la mano ti permette di sollevare il ginocchio, sempre questi bei movimenti rotondi, forti, e porti il ginocchio lateralmente. È una posizione defaticante. L'altra mano, dietro, massaggia. Massaggia con l'avambraccio, massaggia con le nocche. Fa dei grandi cerchi in tutta la schiena, zona lombare, scarica. E la testa in giù, rilassata. Il lavoro è molto bello sul ginocchio che si apre ancora di più. Ritorna con il braccio e anche l'altro. E poi scivola con il ginocchio per aderire. Sei in Bhujangasana, quindi porterai le mani all'altezza sotto del seno, i gomiti attaccati alle coste e strizza i reni, senti il lavoro all'attaccatura. Da quel triangolo tutta la colonna vertebrale. Grande respiro. Senti ancora che le mani stanno facendo questa trazione come prima, mentre lasci il blocco del bacino lì e senti srotolare le vertebre e ritrovi il contatto con la terra. Rilassa i glutei, rilassa la muscolatura, mento, naso, fronte. Questo respiro rotante con la mano. Permettiti all'articolazione dell'anca di aprirsi bene, appoggiati, e questo massaggio completo. Utilizza anche l'avambraccio, come se stai facendo dei cerchi grandi dentro la schiena. Cerca di portare il ginocchio ancora un pochino più laterale, in modo da sentire i fianchi che si aprono completamente. Rimetti la mano, scivola e sei nel corpo. Per riportare tutto alla normalità, ritorniamo in Balasana, schiacciando bene il muscolo dell'anima, linea psoas, cammina bene con le braccia, con le dita, appoggia bene le spalle a terra. Ti stai preparando per la Stanga Namaskara. Con i piedi trascini in avanti, aprendo le spalle all'esterno qualche secondo e porti lo sterno e il collo là. Rimani con le punte dei piedi attaccate. Quei 2-3 secondi dove porterai le mani più vicine, sali in Chaturanga. Solo qualche secondo e poi ritorni. In Chaturanga il lavoro è molto potente sui muscoli dei piccoli pettorali, delle spalle e di tutta quella muscolatura intercostale che dallo sterno, dall'oxifoide, si collega alle braccia. Torna lentamente e dai il tempo alla colonna vertebrale di rimettersi in linea. Bhujangasana, Shalambhasana hanno portato tutta la tensione a livello di collo, tutto il liquor dall'osso sacro l'ha trascinato su in alto. Quindi devi fare un bellissimo lavoro col palmo di una mano di automassaggio, coinvolgendo il tessuto connettivale. Braccia a sentire quel lavoro di stiramento. Prendo il gomito, porto la mano in mezzo alla schiena, raccolgo con l'altro braccio e cerco di sentire che si possono collegare anche lontanamente le dita. Ho la testa che sta cercando anche lei di arretrare. Sciolgo. E inizia a stirare il braccio che era in basso, che era extra ruotato. Vado a lavorare di nuovo su un
fianco, mi appoggio con il gomito e con l'altra mano vado a fare una grande trazione. Sono già pronta per Arda, sempre la metà, Mazienda, che è quel re del pesce, Asana. Torsione dietro, con quel braccio che avevo allungato in alto. E vado a sentire la trazione. Ombelico all'interno in modo da trovare spazio. Se riesco, porto la mano dentro. E ancora voglio sentire le mani che per qualche secondo si possono collegare una con l'altra. Questo ci preparerà a fare altre asanas complicate, intense. Torna. Vajrasana. Tutto dall'altro lato. Scivolo. Appoggio il gomito. Trazione. Sono già pronta per portare il ginocchio davanti con calma, l'altro braccio dietro, che ho utilizzato dietro, lo metterò sotto. Congiungo le dita dietro. Ieri ti è venuta quella dell'uccello. Sì, ma ti è venuta anche dal basso o solo sì. Dal alto? Sì, dal alto. Sì, dal basso. Dal basso, ma no. No, infatti collo. È cavolo. Però... allunga nel tuo cobra ancora, adesso rimettiamo tutto in ordine con il nostro Adho Mukha Svanasana e siamo 5 respirazioni totali. 1 3 4 Spingi bene con le mani, avvicina la testa ancora di più alle ginocchia. Janu Sirsa, quando avanzi, quindi un lavoro di spalle sopra le dita delle mani, questo bastone che senti tra il tallone e l'apice della testa, questa verticalità, butta fuori l'aria, Ujjayi. Torna un po' indietro, Adho Mukha con una spinta. Prepara un piede al centro, allunga la gamba dietro, avvicina ancora di più la testa al ginocchio e cerchi di aprire lateralmente i fianchi, le anche. Questa è la gamba avesse questo grande peso e tu segui questo peso, quasi a ribaltare. Torna. Lo stai portando un pochino lateralmente, quindi fai un bellissimo lavoro sull'anca e porterai il piede all'altezza dell'altra mano. Scivola, riprendi la posizione ideale, appoggia. E
il ginocchio dietro, la gamba dietro, cerca di avanzare il più possibile con il busto. Ancora quella sensazione di poter salire. Sciorgo, tolgo i calzini. Bene. Che adesso stanno scivolando. Srotola, appoggiati bene sulla coscia. Punterà anche il piede dietro e stilerai nel guerriero. Respira profondamente. Quando senti che ti è possibile, distendi la gamba dietro, ti appoggi sul ginocchio e sali. Si vede? Grazie. Hai questo braccio che andrà sotto e cerca di spingere la fossa poplitea dietro al ginocchio stesso con il gomito che si apre bene. Appoggio sia il ginocchio che le braccia. Questa si chiama Uccellola. Braccio a prendere e appoggiare il dorso della mano sul rene destro e l'altro braccio che cerca di attaccarsi e poi inizia a camminare piedi e talloni. Andiamo solo in Uttanasana, eh? Passa da dentro, così, no? Sì. E quando fai dentro rene sembra il contorsionismo, eh? Con calma avvicina il piede in Uttanasana. Io ieri non sono riuscita. Questo sale? Si riesce. Dall'altro lato, a fondo, stendi bene, appoggia, quando senti la forza di salire, puntando l'altro piede, guerriero. All'interno e spingi. Piano piano
Sorrella sinistra. Inizia a camminare cercando di riportarti molto alla sala. Prepari per l'uccello. Tutto la testa. Ah, oh, anche tu, eh? Partendo dai piedi. Non spezzarli in due. Ginocchio a petto. Stessa cosa di piedi. Passo dall'interno. Apri bene, meridiano sempre fondo, tac, stai là, il braccio indirizza ad andare sotto, due, destro di compressione, si chiama proprio isometrico ma anche proprio centivo, coinvolge tutti i sensi e attiva la muscolatura della stabilità del corpo. Apri, lavora bene sul meridiano ben profondo, chiuditi cercando di arrotolare la colonna vertebrale. Mettiamo tutto a posto con il nostro adunca salvatana. Sì. Arda, uttanasana, sale un pochino col busto, un piede con l'altro, rimani con il peso del corpo in avanti, passiamo da chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana, quindi ho i piedi appoggiati, sento questo bacino che scende. Adho Mukha Svanasana. Piccolo saltello e ti avvicini alle mani. Ardha Uttanasana, poi inizia a salire nell'arco. Siamo pronti per l'ultima fase di Alasana, l'aratro, per sentire tutto il lavoro sulla colonna vertebrale che si stira.
Grazie, va per così. Sì, va bene. Così ti vedo in più. Scendere bene. Shavasana. Ginocchio al petto. Avvicina i piedi ai talloni. Porta le spalle bene sotto. Prendi con le mani le caviglie. Senti tutto il lavoro sul collo, spalle, trapezio, gomiti, mignoli. Respiro di fuoco. Solleva l'ombelico 3 volte. Una gamba prende forza, il ginocchio si avvicina al petto, rimani su e distendi. Cambio. Drizza, senti tutto il calore, la bruciatura a livello lombare e l'altra gamba. Unisci i piedi, porta il bacino che bascola verso la testa, senti lo srotolamento che parte dalla testa, torace e poi per ultimo la zona lombare che corrisponde subito al collo, trova spazio e appoggia bene il cranio, ginocchio al petto, torsione laterale. Prendi con la mano la parte esterna delle ginocchia e senti la trazione. Parte un ginocchio, segui l'altro e rimani al centro. 2 cerchi con le ginocchia che si uniscono e si aprono. Questo massaggio dei fianchi molto aperto. Ascolta il collo come si ritira e come si allunga. Inspira quando le ginocchia sono aperte. Butta fuori l'aria quando le ginocchia sono al centro. Senti l'automassaggio della schiena sul terreno. Preparati nell'apertura e rulla dall'altro lato. Con una mano andrai a prendere la parte esterna del ginocchio. Stiri tutto il fianco. Torna verso il centro, grandi respiri, ginocchia al petto. Preparati con i gomiti ad andare in alasana. Torna cercando di avere le ginocchia vicino al petto, le spalle, cerca di lasciarle giù, di sentire questi blocchi di appoggio, testa, torace. Quando arrivi all'osso sacro subito i piedi si avvicinano con i talloni. Sì, le mani dietro la schiena e poi inizi con la testa e a spingere con le mani a metterti nella posizione seduta. Adesso vengo a salutare e c'è la parte di Roberta. Rilassamento. E io sono molto contenta. Oggi la mia pancina che ha mangiato tantissimo l'ho sentita.
Allora, Emanuela Cervasoni, Renato Franchi, Alex Di Muzio, ciao Alex, Maria Lasson, Francesco De Capitani, Virusca Ambrosini, ciao Virusca, riflessologa, Claudia Carrare, buongiorno a te, tanti tanti cari auguri come mamma, Massimiliano, ciao carissimo, Giovanni Ferrario, Stefano Gontero, Antonio Cece, Patrizio Todeschini, Eleonora Caione, Salvatore Ciluffo, Gianluigi, Francesco, Valeria Sandrini, ciao, tanti cari auguri. Alina Vito, un abbraccio grande. Anna Sacco, complimenti per le tue esibizioni di Zumba, sei bravissima. Finastrella, Vincenzo Caccavolo, buongiorno a te. Pio Di Nicola, salutami tanto la mia Vietri che amo, tu fai delle foto spettacolari. Fina, buongiorno e auguri a tutte noi mamme, certo. Maria Mainetti, Maurizio Pogliaghi, Michela Crepaldi, la mamma, un bimbo meraviglioso. La Raffaella Ferrallo dice che oggi siamo in vena di posizioni difficili. Infatti. Mamma mia, massacramento. Federico Bianchi, Rossana, Thomas, Tommy, ciao e ciao. Massimo Magni. Allora, questo... Dunque, io cosa devo fare? Puoi mettermi anche girato così? Sì, e ti metto il... Una domanda sull'astrologia. Ma mi stai parlando? Sì. Ciao a tutti. Allora, una domanda sull'astrologia. Andiamo a vedere dove si trova la nostra luna, la luna bianca, dove sono le nostre potenzialità. E gli indiani pensano che attribuiscono alla luna tutto il nostro potere, mentre invece noi pensiamo al sole, che il sole è il nostro segno, per questo noi siamo gemelli come me e il mio sole è un gemello. Mamma, vieni pure qua. Loro dicono che noi diamo importanza all'ego, che è il sole, l'energia del sole, mentre la filosofia orientale italiana dà importanza primaria alla luna. E la luna ci dice veramente come noi siamo. Come viviamo le emotività. Io ce l'ho in Ariete, per cui avrò una luna focosa, molto molto passionale, molto potente, forte. Voi immaginate l'Ariete quanto è anche bello tosto, eh? Rossana c'è anche il Capricorno. Ecco. La prossima volta ditemi dove l'avete. Così vi dà la risposta. Anche Vittoria, astrologa, professionista, ha fatto la scuola con Elen Saltarini, stanno facendo questo blog che si intitola Astromondo. Astromondo, che voglio vedere con più luce. Eccola qua. E come può guidarci nella vita, a seconda dei pianeti che abbiamo nel momento della nascita, che ci guidano poi tutta la vita. Conoscere sempre meglio, perché si sa, si può anche evitare, si possono evitare degli errori e focalizzare l'attenzione verso una cosa che ci è propizia, che ci è favorevole, quindi è utilissima l'astrologia. Perfetto, vedi, io nasco da una famiglia di astrologi e quindi quando ho bisogno di sapere, di capire qualche cosa, io chiedo info. Grazie. C'erano tanti cuoricini, mamma, da parte della Raffaella, mentre parlavi. Sì. Adesso siamo pronti per il rilassamento. Così vi lascio poi a festeggiare. Allora, appoggio su questo cubo. Caldo. Qua. Io mi sdraio vicino. Allora, facciamo il rilassamento. Io mi sdraio. Vajrasana, posizione sdraiata completamente, magari copritevi un po'. Sì, sì. Vicino a qualche corrente. Ecco. A parte più bello, sì. Trovate una posizione comoda.
magari meglio che non vedete i miei piedi. E iniziamo a respirare profondamente. Se avete dei cuscini, metteteli vicino. Lasciamo andare le spalle. Pieghiamo leggermente le gambe. E iniziamo a ondeggiare con la schiena. Inspirando. Facciamo un movimento che parte dalle anche, sale e fa proprio come un'onda, ma lentissima, molto 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 lenta. Iniziamo col primo lentissimo. Gonfiamo l'addome e lasciamo andare. Quest'onda parte dalle anche, sale. E scende. Con gli occhi chiusi immaginiamo di avere un quadrato, lo fai sospirare. Sì. Partiamo dall'angolo e seguiamo tutto il lato inspirando, per cui inspiro a polmoni completamente pieni, arrivo all'angolino in basso, tengo il più possibile e poi espiro sempre dalla bocca. Il respiro adesso sale. I polmoni sono completamente vuoti. Tratteniamo fino a che riusciamo. Ognuno di noi ha il suo respiro, per cui non può seguire quello dell'altro. E poi riseguiamo. L'altro lato fino ad arrivare all'angolo, inspirando. Trattengo e sento tutta la sensazione del mio corpo che è contratto, coi polmoni pieni. E poi lascio andare. Espiro fino a che non ho più fiato. Piano riprendo a respirare in maniera naturale, pensando al mio corpo, ai cambiamenti, a com'era quando era pieno d'aria e poi quando i polmoni si sono svuotati, alla sensazione che abbiamo provato. Rilassamento è molto profondo. Adesso divarichiamo lentamente, appoggiamo i piedi uno vicino all'altro e divarichiamo le ginocchia, un po' a farfalla. Uniamo la pianta. Alziamo le braccia all'altezza delle spalle. Con le braccia verso l'alto e cerchiamo di appoggiare la colonna vertebrale soprattutto nella zona lombo-sacrale, svuotando l'addome, schiacciando l'ombelico all'interno. Poi lasciamo andare, uniamo tutte e due le ginocchia da un lato. Appoggiando le braccia a S e la testa di qua, rilassando tutta la zona lombare, tirandola. Ripetiamo la stessa cosa dall'altra parte. Sotto le mani e veniamo su. Lorenzo, ciao.
E grazie, buona continuazione. Grazie Roby, grazie, è stato un grandissimo piacere. Buona anche festa della mamma a tutti, ci vediamo alle 17.30 con Yoga con le Sfere. E stasera alle 21 con la meditazione e il respiro del massaggio dell'anima che ha anticipato la Roby. Grazie. Ciao a tutti. Sei ancora in video, perché non riesco a toglierlo. Eccolo qua.